tra un'eversione e un'altra, siamo qui a Ostia a fare un sopralluogo alle zone alluvionate di questi giorni, che sono, tra l'altro, non vi fate distogliere dalla bella giornata, sono ancora in allerta meteo perché domani sono previste di nuovo abbondanti precipitazioni. Che abbiamo visto, Marcello? Siamo andati a vedere le zone più alluvionate, quindi Bagnoletto, Stagni, Saline. Praticamente abbiamo visto che molte abitazioni l'acqua era arrivata anche a 2 metri d'altezza. Questo complice anche il fatto che l'allerta è stata data alle 5 del mattino del giorno in cui c'è stato il nubifragio, quindi Che è iniziata la probabilmente, notte. La notte è iniziata a esatto, piovere, alle 5 qualcuno si è accorto, piove, diamo l'allerta. quindi poi il giorno dopo sono state messe in funzione le pompe, quindi probabilmente anche tardi. Siamo stati anche al consorzio Civitar, non vi abbiamo trovato nessuno. L'unica persona che abbiamo Completamente visto incustodito, siamo entrati si è tranquillamente. volatilizzata, e quindi non abbiamo, volevamo chiedere informazioni, le chiederemo in via ufficiale a questo punto. Adesso la prossima settimana, da lunedì, si sospende l'allerta. Cessa l'allerta meteo, sì. Certo, sarà l'allerta meteo e iniziamo a monitorare tutte le attività che potranno finalmente condurre le persone a riappropriarsi delle proprie case, ovviamente in condizioni di sicurezza. E questo è un problema che affronteremo a tutti i livelli perché non esiste che la gente venga messa a Al momento stanno qui presso gli alloggi della Guardia di Finanza e chiaramente sì, la cosa è legata anche al fatto, al consumo del territorio che è stato fatto, quindi anche ai permessi che sono stati dati in zone che sono praticamente sul livello del mare o anche sotto il livello del mare, quindi poi non ci si può sorprendere se quando ci sono nubifragi di questo tipo poi le case vengano allagate. Però non finisce mai di sorprendersi, di destare la nostra sorpresa il fatto di trovare nei decreti legge sempre appalti per TAV e grandi opere piuttosto che attenzione massima alla salute e all'incolumità delle persone che vivono in situazioni di potenziale dissesto idrogeologico. Anche questo dovrà cambiare. Anche su questo poi al Comune abbiamo presentato anche una mozione per fare in modo che delle 240.000, ben 240.000 pratiche di condono che ci sono al Comune, le 30.000 che riguardano condoni in zone alluvionate chiaramente non vengano concesse. Questa è una mozione che è passata al precedente consiglio. Grazie a tutti e vi aggiorneremo. Ciao! E vinciamo noi.